La sale, ma lo stai già chiamando il professore di lingua giamaicana? Sì, lo sai, il mio dito continua a muoversi da solo sulla tastiera perché sono ansioso di sentire il professore. Eccolo qui, Bless and Love Rastewald, e benvenuti sulle frequenze di Reggae Revolution Radio, naturalmente su Reggae Radio Station. Yes, I blessings, greetings and love, Rastafari, un saluto a tutti quanti, a tutti i nostri ascoltatori, un saluto a Rassale e a Sistrin. È un piacere essere tornati insieme. Airi, Tewelde, la prima puntata del tuo corso è piaciuta moltissimo. Ho visto che ci sono anche nuove lezioni, la tua rubrica su reggaerevolution.it. E adesso cosa ci proponi nella seconda puntata in Radio FM? Oggi ci occuperemo, fondamentalmente inizieremo ad affrontare qualche elemento di grammatica. E quindi parleremo dei pronomi, e questo avverrà nella fase, diciamo, più estesa della puntata, dove potrete riascoltarci su Mixcloud. E, legati a questi pronomi, quello che vediamo adesso immediatamente sono le parole, alcune parole, alcune espressioni che utilizzano i pronomi, in particolare personali giamaicani, ma anche possessivi. E quindi la prima parola è Nessun Com. Non è una parola, in realtà è un'espressione che è assolutamente, forse abusata più che utilizzata, largamente utilizzata in Giamaica, e si traduce con un arrivo o torno presto. Quindi se siete stati almeno una volta in Giamaica ve l'avranno detto almeno 20 volte al giorno. E ecco, questo viene usato, come diciamo poi anche nel nostro patuacana, sia da un impiegato che si assenta momentaneamente, ma nessuno potrà mai quantificare la durata di quel momento, oppure da un vostro amico con il quale avevate un appuntamento qualche ora prima, oppure come Rassale, ovviamente il sottoscritto, possono ampiamente confermare, da un artista che aspettate in studio da mesi o da anni per una registrazione. Insomma, il soon, che dovrebbe corrispondere a presto, è assolutamente variabile, non si può dire, diciamo, quanto, e dipende ovviamente dalla situazione, dal contesto. Quindi rassegnatevi al fatto che sia davvero incalcolabili e preparatevi a fare altre cose, insomma, nel frattempo. Nessun com, yaman. La seconda espressione di oggi è my new business, my new business, my new business. Si tratta di un'espressione, diciamo, dal significato internazionale. Esiste praticamente in ogni lingua, anche in italiano ci sarebbero vari modi di dirlo, ma pensa ai tuoi affari, mind your business, right? Quindi vediamo che poi collegato a mind your business ci sono altre espressioni, per esempio il leave people business alone, leave people business alone, oh gosh, leave people business alone, che di solito troviamo anche appunto nella musica, come nell'esempio che vi ho fatto, in brani che parlano dei famosi chatty chatty mouth, quelli che parlano troppo. Quindi praticamente mind your business, leave people business alone, fate gli affari vostri, that's it. Terza espressione, fi wi sinting, che come nell'esempio di mind your business, i tuoi, questa volta abbiamo fi wi sinting, che è sempre un pronome possessivo e vuol dire cosa nostra, fi wi nostro sinting, o fi wi sitting, come up, not, fi wi sitting, vuol dire appunto una cosa mia, una cosa nostra, dove ovviamente non c'è nessun riferimento alla mafia italiana di Cosa Nostra, ma è piuttosto un riferimento importante alle radici africane. Innanzitutto, ecco perché se siete stati in Giamaica, soprattutto nel mese di febbraio, avrete sicuramente sentito il Fi Wi Sinting Festival, bellissimo festival appunto afro caraibico, e poi in generale ovviamente è esteso in tutti gli ambiti della vita quotidiana. Per sentire di più e per sentire anche della spiegazione delle regole che ci sono alla base di questa e di molte altre espressioni, ci risentiamo dopo nella parte più estesa. Intanto è stato un vero piacere. Keep connected, keep updated. God bless you.
Grazie professore per il contributo. Yes I, yes Bregin. A dopo allora. Ci sentiamo su Mixcloud. Bless you.